comune di Rosà, che è un sito che già, come dicevo, è stato concepito già con quello che è le linee guida, insomma, è stato già implementato più che concepito con le linee guida Agid, quindi ormai è anche bello nel senso vedere una uniformità e un'identità visiva, no? A livello nazionale, anche perché insomma tutti i siti e le guide di linea Agid sono stati fatti in questo senso, poi perché ogni cittadino, anche se non appartiene a quel comune, si ritrovi in qualche modo e sappia anche muoversi all'interno di un sito, no? E questa è una cosa molto molto importante. Poi, considerato anche che, a parte siti chiaramente di comuni molto grossi, ci sono siti soprattutto dei comuni piccoli, magari avevano anche delle difficoltà che è inutile dirselo, no? Però i comuni più piccoli hanno anche meno soldi banalmente, quindi anche l'implementazione del sito, che può sembrare una cosa banale da fare, magari non è un investimento che loro riescono a fare, no? In un certo modo. Per cui si è anche fatto diciamo, anche un passo a livello centrale in avanti rispetto a questo, dando indicazioni puntuali su come tutti in qualche modo potevano uniformarsi e dare ai propri cittadini comunque un sito istituzionale del comune con una serie di servizi e di informazioni chiaramente fruibili da tutti e soprattutto navigabili in modo semplice, perché questo è un altro chiaramente degli obiettivi che per la digitalizzazione comunque bisogna dare, cioè che le cose da fruire, che il cittadino deve fruire dei servizi, ma in modo più semplice possibile, quindi devono essere comprensibili da chiunque, a qualunque fascia d'età, soprattutto pensando appunto alle fasce d'età magari delle persone più anziane che obiettivamente non hanno una dimestichezza con gli strumenti digitali come tutte le generazioni, diciamo, successive che sono già trovate, vabbè, le nuove generazioni veramente sono native digitali, però anche tutte quelle di mezzo, insomma, in qualche modo, hanno avuto la possibilità di poter imparare a navigare e ad utilizzare questi strumenti. Quindi la navigazione, diciamo, come innanzitutto viene comunque suddivisa per aree tematiche, dedicata poi tutta una parte all'amministrazione, ovviamente, e poi Vivere Rosà, che è una sezione appunto dove vengono comunque riportate tutta una serie di informazioni per vivere appunto il comune, quindi l'interesse dei cittadini, ma anche poi dei turisti, perché anche quella è un aspetto importante, no? Quindi creare e dare delle informazioni semplici e rapide anche a chi il comune di Rosà vuole venire a visitarlo, insomma, dall'esterno. Ci sono poi tutta una serie di sezioni, ovviamente, quindi il nuovo servizio di prenotazione online, dove ci sono sostanzialmente. È un servizio che quindi permette di fare le prenotazioni negli uffici quindi per sostanzialmente una serie di servizi, quali appunto l'emissione della carta d'identità elettronica, le pratiche anagrafiche, eccetera, eccetera. Chiaramente questo durante il periodo, cioè l'emergenza, in questo ci ha insegnato tanto, no? Il fatto che comunque non potersi assolutamente recare fisicamente ormai negli uffici ha chiaramente posto anche tutto una. Ha fatto sì che tutti noi ripensassimo nuove modalità e quindi sempre quelle online, eccetera, fossero possibili, no? Quindi immagino soprattutto che per contesti magari anche più piccoli, di pubblica amministrazione più piccole, sia stato anche non semplice affrontare questo passaggio, no? Obbligato tanto un altro. Per cui chiaramente aver creato un numero di servizi di prenotazione online permette finalmente al cittadino comunque di riuscire a non bloccare, cioè, anzi al comune, di riuscire a non bloccare l'erogazione dei suoi servizi e al cittadino di poterne fruire anche normalmente, ma poi nel periodo chiaramente l'emergenza Covid, in cui effettivamente il paese si è fermato, ma non tutto chiaramente si doveva fermare, per cui è stata creata appunto questa sezione. Poi ce n'è una chiaramente dedicata all'emergenza Covid e quindi con le indicazioni per l'accesso appunto ai servizi del comune, quindi agli uffici comunali, quindi con tutta una serie di link con il sistema appunto di agende digitali, insomma, che sono effettivamente dei servizi molto molto interessanti per il cittadino. E sempre nelle sezioni troviamo chiaramente la solita sezione dell'amministrazione trasparente, anche questo che sappiamo che è comunque un adempimento normativo importante, quindi il fatto di mettere a disposizione le informazioni di tutta l'amministrazione, a disposizione del cittadino, molto spesso per esempio anche nei vari siti comuni concepiti in delle vecchie modalità, si faceva fatica, no? Ad arrivare, cioè a capire e a trovare informazioni. Invece in questo caso vengono messe anche subito in evidenza, per cui il cittadino entrando nel sito può tranquillamente navigare tutte le informazioni che riguardano, e quindi sia le informazioni anagrafiche che anche quelle magari dei compensi, eccetera, che vengono dati comunque dal comune, in questo caso appunto di Rosà, e quindi essere assolutamente a conoscenza e informato.
Poi c'è tutto l'albo pretorio, lo storico degli atti che chiaramente viene dato, viene messo sempre diciamo, a disposizione online. Io chiedo scusa per la mia connessione, ma sono connessa oggi, c'è un temporalone dove sono, quindi è praticamente saltato tutto. Non è un problema del sito, ma è mio, penso. Vediamo un attimino dopo questo. Poi c'è per esempio SUAP, che è lo sportello unico delle attività produttive. Anche questo, che è un altro servizio interessante che è stato messo a disposizione, per cui chi deve fare delle pratiche edilizie, per esempio in generale, dalla SUE, li può fare in via telematica, e quindi accedendo a quel link viene, diciamo, riindirizzato in tutta una serie diciamo, di sezioni, quindi sull'edilizia, la comunicazione con l'amministrazione, l'urbanistica, la pianificazione, quindi poter fare anche qui tutta una serie di, anche di cioè accedere a servizi informativi, anche per esempio servizi di pagamenti, quindi puoi eseguire dei pagamenti con tutta una serie di pagare, vabbè, con le varie attività, diciamo, correlate. E poi ritornare sul sito di qua. Poi abbiamo il SUE, che è invece lo sportello unico appunto per l'edilizia, che è quello che avevamo anche visto prima, in cui riporta anche la parte appunto del SUAP. E poi i pagamenti, vedete, online, PagoPA, quindi come Dio lo sa, è comunque integrato per pagare alcuni tributi attraverso appunto il PagoPA. Quindi in questo caso qua ci possono essere tutti i pagamenti spontanei, dove ovviamente i pagamenti spontanei derivano dal fatto che c'è appunto comunque un bollettino chiaramente da pagare, e quindi il cittadino che per esempio deve pagare la frequenza della scuola dell'infanzia, cerca, quindi clicca su questa, sull'opzione, diciamo, sul pagamento che deve fare, e inserisce suo nome e cognome, insomma tutti i suoi dati. Una volta inseriti, chiaramente io qui non riesco a inserire tutte i vari dati in modo reale, vedete c'è di nuovo il simboletto, quindi pago ora, quindi paga ora col PagoPA, e lo riporta quindi sempre al servizio del PagoPA. Anche in questo caso, quindi per contestualizzare, come si diceva prima, cosa succede? Succede che grazie al PagoPA viene comunque, come si dice, incassato anche il giorno dopo, già dalla pubblica amministrazione, comunque dal comune, il pagamento della rete, e quindi anche come dire, i flussi di cassa, la tesoreria, tutti i servizi possono essere anche in qualche modo cassati subito e erogati anche a meno, quindi non si crea nell'ambito della gestione anche dei flussi di cassa pubblica amministrazione ritardi insoluti o pagamenti, insomma, che magari non arrivano in tempo, quindi in qualche modo anche non permettono poi di attuare le pianificazioni anche rispetto alle spese che insomma il comune deve chiaramente sostenere per dare il servizio. Quindi c'è una sezione poi di notizie dove ci sono tutta una serie di comunicati stampa, l'emergenza della salute sociale, quindi adesso tutte l'istruzione, scuole e servizi, con magari degli avvisi di fornitura dei libri, insomma tutta una serie di importanti, per esempio i servizi mensa, anche i servizi chiaramente della biblioteca, perché questo è anche uno dei servizi, credo, uno forse dei più interessanti, no? Nell'ambito di un comune, quindi soprattutto adesso che grazie alle biblioteche sono state anche inserite anche qui delle consultazioni online, piuttosto che appunto scaricare dei libri online, che è un'altra modalità, diciamo, per non allontanare, no, il cittadino dalla lettura, e comunque renderli, a portarli in qualche modo a casa, anziché andare appunto a recarsi presso la biblioteca. Poi la convocazione, qui ci sono tutta una serie, chiaramente, convocazione del Consiglio Comunale, poi il nostro progetto appunto Pallades, e poi chiaramente si possono guardare tutte le notizie, anche quelle più vecchie. E poi la sezione eventi, dove per esempio ci sarà il 17 giugno l'incontro con lo scrittore Matteo Strugo, quindi capite che è anche carino sostanzialmente per un cittadino anche capire già in modo immediato che cosa avverrà appunto nel suo comune, anche come eventi ludici o comunque per il tempo libero, che finalmente insomma stanno anche riprendendo pian piano. Chiaramente ci sono tutta una serie anche di altri servizi, come il calcolo dell'IMU della TASI, il sito del sistema informativo territoriale, con la diretta per esempio del Consiglio Comunale, e anche in questo caso c'è un'app, che è la Municipio Map, che si può scaricare appunto per il comune. Chiaramente sopra vengono riportate anche delle modalità, diciamo, di navigazione un po' diverse, per esempio per aree tematiche, in cui sostanzialmente vengono raggruppati vari servizi per aree tematiche, quindi ambiente e territorio, l'area stampa, e quindi tutta una serie di comunicati stampa, periodici, eccetera, l'area del commercio,
E poi informatica, quindi con tutta un'altra serie di informazioni, servizi scolastici, la segreteria, la cultura, dove appunto trovo la biblioteca, ragioneria, i servizi demografici con tutta carta d'identità, eccetera, eccetera, i rifiuti e tutti i servizi chiaramente sociali. E lo sport e l'urbanistica, quindi vengono riportati sostanzialmente i tributi, tutta una serie di servizi raggruppati appunto per aree tematiche. L'amministrazione che riporta sostanzialmente a quello che avevamo anche visto prima, e quindi ovviamente riporta il sindaco, la giunta, con tutte le informazioni sulla commissione consigliare, consiglio, le albo, gli incarichi professionali, albo dei benefici, il news del comune via WhatsApp, in questo caso si possono avere, documenti modulistiche, regolamenti, gli uffici, contatti, eccetera, eccetera. E poi c'è un'ultima sezione, appunto, Vivere Rosà, dove sostanzialmente vengono date anche tutta una serie di informazioni più, come dicevo, anche a carattere turistico, no? Perché, per esempio, il turismo e il territorio è una sezione molto interessante, perché chiaramente anche per il turista che si approccia a voler venire a visitare il comune, ma anche per lo stesso cittadino, che magari anche quelli più giovani non conoscono bene la storia del comune, possono comunque trovare in queste sezioni di Vivere Rosà una serie di informazioni interessanti, informazioni sui gemellaggi, gli eventi, le news, le mappe, eccetera, eccetera, e una serie di manifestazioni, per esempio, vabbè, che sono chiaramente anche, vengono lasciate anche come dati storici, diciamo, nel tempo. Ovviamente c'è sempre, come però ogni sito, diciamo così, rispetti la sezione chiaramente della ricerca, per cui se un cittadino entra e vuole cercare tutti i servizi, per esempio la biblioteca, può inserire una parola chiave e vengono fuori chiaramente tutta una serie di notizie sulla biblioteca che contengono chiaramente o riguardano sostanzialmente tutta la parte, cioè la parola chiave appunto che è stata inserita. Ok, quindi anche il sito del comune, che appunto, ripeto, negli ultimi anni con indicazioni delle linee guida è stato sempre più, cioè, viene implementato, viene sostanzialmente sviluppato affinché possa essere facilmente fruibile da qualsiasi cittadino e mantenga in evidenza in modo chiaro tutta una serie di informazioni e di servizi che al cittadino servono, quindi in modo immediato è importante. È importante anche qui rivolgersi e navigare spesso, diciamo, nei contenuti del comune, perché poi per il comune, quindi per la pubblica amministrazione, è un modo, uno strumento molto interessante per poter creare sempre meno distanze tra i cittadini e anche l'amministrazione, tutta la parte, diciamo, di tutte le persone appunto che si occupano della gestione dei comuni, quindi di ogni tipologia anche di servizio che viene fruito, come quelli anagrafici, quelli dei tributi, quelli dell'edilizia, scolastici, eccetera, eccetera.